È tutto pronto per la nuova edizione di TEDx Genova, in programma sabato 23 febbraio alla Sala Grecale del Centro Congressi del Porto Antico. Su Babbo Leo News andiamo a conoscere questa edizione insieme al fondatore di TEDx Genova, Davide Pignone. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Il tema di quest'anno è X Kind of Magic. A parte il richiamo al successone dei Queen, quale sarà il filo trainante per tutti gli speaker? Beh, allora, intanto devo dire che il titolo è nato prima del film, quindi giusto per chiarire le cose. Non siete sulla scia di Bohemian Rhapsody, no, quindi. Però diciamo che ci viene bene, no? Però il titolo è in realtà l'abbiamo scelto perché abbiamo selezionato 9 idee talmente innovative, talmente oltre, che sembrano quasi irreali, che sembrano magia. Ecco, il tema quindi è questo della magia, però sempre con un fine scientifico, un resoconto concreto, non c'è nulla, non c'è fuffa, sono tutte cose vere, quelle che vengono raccontate dai 9 speaker. Presentiamoli brevemente, chi saranno? Ok, abbiamo appunto il tema è molto variegato e gli speaker allo stesso modo. Abbiamo la musica rappresentata da Anna Maria Efele, che è una cantante in polytonic voice austriaca. Abbiamo Giovanni Perotto, un ragazzo dell'IIT che trasforma gli scarti dei reparti ortofrutticoli in bioplastica. Abbiamo Ludovica Corti, che è una ragazza che è una designer e studia la lingua dei segni e ha creato un gioco molto innovativo che permette di entrare in empatia tra i bambini non udenti e invece normodotati. Abbiamo un'altra ragazza dell'IT che è Maddalena Marini, che che studia il pregiudizio, ha studiato ad Harvard il pregiudizio, ha fatto un postdottorato lì e adesso sta studiando i metodi, quelli che sono metodi non invasivi di stimolazione cerebrale per appunto l'abbattimento del pregiudizio. Abbiamo Chris Richmond, che è un ragazzo che viene nato in Costa d'Avorio, ma cresciuto in America e poi naturalizzato anche in Italia, che invece ha inventato una piattaforma alla quale sono iscritti in questo momento circa 30.000 utenti che lo utilizzano per 4 ore di media al giorno, che serve per mappare le competenze di tutte le persone che in questo momento sono richiedenti asilo in Italia che nessun altro conosce. Poi passiamo alla seconda parte dell'evento. Abbiamo un professore genovese, Giovanni Solari, che è un ingegnere del vento e ha creato la cattedra di ingegneria del vento in giro per il mondo. Abbiamo... Manca Chiara Luzzana. Chiara Luzzana, sì, è una sound designer milanese e lei è andata in giro per il mondo ad ascoltare i suoni delle città e a crearne della musica. Ha creato la colonna di Swatch Mondo, la colonna sonora, e poi abbiamo Eyal Lerner, che è un ragazzo israeliano che nasce come musicista, ma poi adesso è diventato un educatore e porta in giro uno spettacolo sulla memoria per le scuole, e lui ci parlerà di memoria dinamica, quindi quella memoria che entra in gioco nel momento in cui le emozioni sono così forti che ci si immedesima e quindi si è in grado di diventare la memoria stessa degli accadimenti. E il nono, ultimo ma non ultimo, Andrea Facco, è stato nostro team member fino a anche ora quest'anno, lo è un fotografo e fa delle foto pazzesche. Lui modifica le sue macchine fotografiche per catturare degli spettri di luce particolari e quindi ci fa vedere cose che normalmente al nostro occhio umano sono invisibili. Su Babbo Leo News siamo in compagnia di Davide Pignone, fondatore di TEDx Genova, per parlare dell'edizione di quest'anno che sarà sabato prossimo, il 23 febbraio, alla Sala Grecale del Centro Congressi del Porto Antico. Ricordiamo anche il format: i 9 speaker avranno a disposizione i canonici 18 minuti nei quali dovranno essere bravissimi a cercare di tenere altissima la concentrazione seguendo il filone della magia sul loro argomento. Naturalmente sì, sono tutte persone che vengono preparate a questo talk, perché si hanno 18 minuti e se si va oltre il TED non pubblica il video, per cui sono molto rigide come regole, però insomma c'è una preparazione molto, molto importante dietro.
Per quanto riguarda invece il pubblico, come si può assistere a TEDx nella giornata di sabato 23 febbraio? Allora, gli ultimissimi posti sono disponibili su www.tedxgenova.com. Abbiamo esaurito proprio stamattina i biglietti gold e quindi rimangono una manciata di posti standard. Abbiamo tra l'altro quest'anno una novità, che è quella del TEDx Kids, quindi dei laboratori per ragazzi dai 7 ai 13 anni che hanno la possibilità di imparare coding, hanno possibilità di imparare la stampa 3D e altre cose. Avete anche destinato dei biglietti per le persone che hanno subito i danni più ingenti dal crollo di Ponte Morandi, ed è giusto ricordare che il pubblico deve procurarsi il biglietto prima di arrivare, non si può arrivare lì senza tagliando. Esatto, comunque c'è un accreditamento che viene fatto prima sul nostro sito. Abbiamo dedicato appunto dei biglietti per queste persone e li abbiamo dedicati anche, come era già successo l'anno scorso, per persone che sono attualmente disoccupate e che hanno perso il lavoro. Come sta cambiando, come sta crescendo negli anni TEDx a Genova? È un format che è importato dagli Stati Uniti, è arrivato in Italia, è arrivato anche a Genova negli ultimi anni. Come sta cambiando? Sì. La città lo sta recependo sempre di più? Direi proprio di sì, perché siamo partiti da 100 persone nel 2015, eravamo al circolo dell'autorità portuale, e poi siamo passati a 200 alla sala della borsa, della sala delle grida al Palazzo della Borsa. Siamo passati ai 500 del 2017 al Teatro della Tosse, poi abbiamo tra virgolette saltato un anno, nel senso che abbiamo comunque fatto degli eventi più piccoli, e poi ci siamo preparati a questo evento qua che ne ospiterà 750. Quindi sicuramente la città risponde molto bene, e la cosa che ci fa più piacere è vedere i volti entusiasti delle persone che escono dopo una giornata così ispirazionale. Ultimo punto, invece, gli obiettivi per il futuro: quanto può crescere ancora a Genova, oltre in termini numerici? Il prossimo obiettivo immagino siano i 1000, quindi una cifra tonda. In cosa può ancora crescere TEDx Genova? Allora noi ogni anno cerchiamo di tirare dentro e coinvolgere le idee più incredibili. E attenzione, c'è differenza tra speaker e idee, no? Perché molto spesso ci vengono proposti speaker eccezionali che sono molto bravi a parlare, però magari dietro hanno tante idee, ma diciamo poche concrete o poche da TED o TEDx, mentre invece quest'anno ci siamo concentrati molto su idee speciali, e così continueremo a fare nei prossimi anni, quando insomma cresceremo, oltre appunto che dal punto di vista numerico, anche dal punto di vista dell'esperienza del pubblico. Grazie per essere stato con noi, a Davide Pignone. Grazie. Ricordiamo l'appuntamento con TEDx Genova sabato 23 febbraio, Sala Grecale, Centro Congressi del Porto Antico di Genova. Matteo Agnoletto, Babboleo News, cosa succede in Liguria?